Cominciamo il riassunto di Milan Torino con l'immagine di Gianni Rivera. Per rispetto alla sua ottima prestazione e anche perché è significativa della situazione Milan. Datemi una palla giocabile, datemi una punta valida, insomma, così non si può andare avanti. Sono queste le parole che mettiamo nel suo fumetto e, anche se non pronunciate, sono certamente più vicine al suo pensiero. Sono finiti i tempi in cui Rivera polemizzava con gli arbitri o coi big del calcio. Certo, gli è capitato anche oggi di essere intralciato da Menicucci, ma è stato un episodio del tutto casuale. Il Rivera del Toro si chiama Claudio Sala. Ha dribblato, trascinato, cercato il gol e trovato Albertosi. Ha poi cercato anche la solida testa di Pulici, ma niente da fare, il vecchio Ricky tra la segatura di San Siro è apparso imbattibile. Calloni ha ricevuto in omaggio da Rivera una palla gol, fallita, è uscito dal campo per infortunio. Al suo posto i gol avrebbero potuto segnarli Capello, ma Pecci ha respinto sulla linea, e Maldera nell'azione che vi mostriamo. Da Boldini a Rivera. Allungo obiettivamente geniale e incursione scivolata di Maldera ribattuta dal palo. Che fortuna il Toro, ma alla fine dimostrerà di meritarla. Nella ripresa, tra un'azione e l'altra, c'è stato anche un po' di catch tra Claudio Sala e Maldera. Ecco come sono andate le cose in certi casi. Per fortuna ogni tanto è intervenuto Turone a far da paciere. Quando sono ritornati al calcio, sia Maldera, bravo Castellini, che Claudio Sala hanno dimostrato di saperci fare. Il Torino ha avuto la grande occasione al termine di questa manovra. È stato il secondo tempo caratterizzato da una costante iniziativa dei Granata. Traversone di Patrizio Sala e appuntamento con Graziani. Albertosi replica d'istinto e salva. Disappunto di Graziani, mentre Marchioro cerca di far capire ai suoi che la porta del Torino è dall'altra parte. Ma ormai è quasi finita, giusto il tempo per seguire un tentativo di Zaccarelli e basta. Negli spogliatoi tutti contenti.